Amici di Telemolise, benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi è il 4 di ottobre e noi siamo a Campobasso per seguire nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù le celebrazioni in onore di San Francesco d'Assisi, fondatore dell'Ordine Francescano e patrono d'Italia. Prima la messa, poi la processione solenne. Se volete vivere insieme a noi questi momenti così significativi per tanti fedeli, seguiteci. O Serafico San Francesco, patrono d'Italia, tu che rinnovasti il mondo nello spirito di Gesù Cristo, ascoltaci. L'avidità delle ricchezze, l'insidia dei piaceri, la follia del disordine tornano ad offuscare le menti e ad agghiacciare i cuori. Tu che fosti segnato dalle stimmate della passione, fa che il sangue di Cristo infiammi tutti i popoli e ci comunichi la tua luce, il tuo amore, tuo spirito. Tu conosci le anime, le opere, le ansie e le speranze nostre. Benedicile. Proteggi la Chiesa, proteggi l'Italia di cui sei patrono, proteggi la nostra città di Campobasso e fa che sia sempre luogo di accoglienza e di fraternità per ogni uomo. Proteggi il mondo intero, suscita sul cammino di tutti gli uomini un desiderio fecondo di pace e bene, nel quale soltanto è perfetta letizia. Così speriamo, così sia. Siamo con Fra Mimmo. Oggi la famiglia francescana, ma tutta Italia, festeggia San Francesco d'Assisi. Vogliamo ricordare un po' la figura di questo frate, di questo santo così amato? Sì, Francesco attira ancora oggi, perché, come lo descrivono i suoi biografi, probabilmente è il somigliantissimo a Cristo. Tra i santi, potremmo dire anche e soprattutto tra i santi della nostra Italia, benché siano passati più di 8 secoli dalla sua nascita, continua ad attirare proprio per questa sua conformazione a Cristo. E il suo biografo più illustre, il Celano, lo chiama appunto un alter Christus, e quindi è come avere una forma vivente del Vangelo, ecco, come guida, e credo che sia questo il motivo per cui Francesco attiri ancora oggi tanta gente, uomini e donne in diversi stati di vita, a seguire il suo esempio. Siamo nel convento del Sacro Cuore, questa è la vostra casa, ma anche la casa per tutti i credenti e di tanti laici che vivono qui la loro vocazione francescana, il Terzo Ordine, la Gifra e gli Araldini. Sì, questo convento di Campobasso dall'88 è intanto una casa di formazione del nostro ordine, dei Cappuccini, è la casa del post-noviziato per il Sud Italia, per cui tutti... diciamo le 5 province del Sud Italia mandano qui i loro giovani professi temporanei che si preparano per 3 anni alla professione perpetua. Attualmente abbiamo 20 post novizi che vivono qui la loro consacrazione nella quotidianità e soprattutto nella preparazione, quindi nello studio sia delle materie filosofiche che francescane, e nella vita ordinaria, diciamo, di un convento. E poi abbiamo appunto, come in tutti i conventi, anche qui la presenza dei laici che condividono con noi la stessa vocazione francescana vivendo nel mondo. Quindi abbiamo la famiglia francescana con l'Ofs, la Gifra e gli Araldini. Laudato sia il Signore con tutte le tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorno ed allume di noi per lui, ed ello è bello e radiante, con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Teresa Di Ricco, ministra dell'Ordine Francescano Secolare e Regionale. Oggi la festa di San Francesco d'Assisi, un santo che attira ancora molti laici, che amato un po' da tutti, grandi e piccoli. Sì, San Francesco è il santo della gioia, della letizia e anche il santo che
più di tutti ci aiuta ad amare il creato, quindi anche a sentirci creature, ma per noi laici importante San Francesco è per il suo aver messo al centro la fraternità. E mai come adesso è importante sentirsi uniti, sentirsi fratelli, in un tempo in cui forse si tende troppo a chiudersi e quindi poco a preoccuparsi degli altri. San Francesco, che invitava ad amare Dio e i fratelli, più di ogni altro ci aiuta a occuparci dell'altro, ecco, a farci carico, a non pensare solo a noi stessi. E il vivere in fraternità ci aiuta a tener fede agli impegni evangelici, perché l'uno sostiene l'altro e quindi questo ci consente di mantenerci fedeli, ecco, al nostro impegno evangelico. San Francesco ha insegnato il valore della preghiera, della meditazione, ma soprattutto lo spirito missionario. Sì, appunto, nella misura in cui la preghiera entra a far parte della nostra vita, non si può rimanere indifferenti al bisogno dell'altro e soprattutto al poter partecipare all'altro l'importanza di non pensare alla propria vita come una vita che si spende da soli, ma sapere che c'è il Signore accanto, che in ogni situazione ci sostiene, che attraverso l'altro fratello ci viene incontro, e quindi in questo essere missionari e portare questa buona notizia, questa notizia che il Signore cammina accanto a noi e quindi ci sostiene nelle situazioni di difficoltà, ma vive anche con noi le gioie e ci sostiene in tutto quello che facciamo, nel lavoro, nella famiglia. Non siamo soli. Very precious.